Siamo nel 2050. Oggi ragazzi vi spiegherò come funzionava il mondo molto anni fa. Ma che cos'è? Vai Elisa. La biodiversità è l'espressione della varietà degli organismi a tutti i livelli, quindi la varietà degli ecosistemi, delle comunità e degli organismi presenti in un particolare ambito. Vai Danilo. La biodiversità oggi esistente è il risultato di un processo evolutivo degli esseri viventi, iniziato 3 miliardi di anni fa. Livello di organizzazione e aspettativa funzionale. Abbiamo la genetica, specifica, ecosistemica e il paesaggio. Tipi di biodiversità. Può essere classificata come agricola e culturale. Agricola, leggi Angelo. Sono le componenti della diversità biologica relativa al cibo e all'agricoltura e tutte le componenti della diversità biologica che costituiscono gli ecosistemi agricoli, chiamati agroecosistemi o agrosistemi. Culturale, Michela. L'identità di ciascun popolo, il dialetto, le varietà coltivate, gli alimenti, il folklore rappresentano le biodiversità culturali che si sono evolute nel corso della storia, differenti tra un luogo e l'altro. Ma se manca la tutela, ecco cosa potrebbe accadere: la riduzione, l'isolamento, il degrado, l'inquinamento, l'introduzione di specie aliene, malattie e cambiamenti climatici globali. La riduzione, Angelo? La riduzione e la frammentazione degli habitat naturali e la conversione dei terreni per l'agricoltura e lo sviluppo. Isolamento, Danilo? Isolamento degli habitat naturali in matrici antropiche. Andrei, degrado? Degli habitat naturali. Eccessivo sfruttamento, Michela? Eccessivo sfruttamento delle specie delle risorse naturali, tasso di prelievo delle risorse naturali superiore al tasso di rinnovamento. L'inquinamento, regola l'introduzione. L'introduzione di specie aliene alterano i normali rapporti ecologici di predazione e competizione tra specie umane. Malattie e infine cambiamenti climatici globali. Ma dobbiamo veramente ridurci così?